Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi vi farò vedere una ricetta di un piatto tipico toscano, la bistecca alla fiorentina. Con una piccola variante, anziché farla alla griglia, ve la preparerò in padella alle erbe aromatiche. Questa preparazione è adatta anche al filetto e all'entrecotte. Gli ingredienti sono semplicissimi: dell'olio di oliva extravergine, prezzemolo, aglio, rosmarino, salvia e del timo. Mettiamo l'olio nella padella e lo facciamo andare bello vivace. Quando vediamo che fuma, ci adagiamo su la bistecca facendo attenzione che non si attacchi. Ecco. Facciamo rotolare per bene da una parte. Di muoverla sempre in questa maniera. In modo che possa fare una crosticina sia da una parte che dall'altra, in modo che i succhi possano rimanere dentro e il sapore della carne rimanga inalterato. La giriamo e facciamo lo stesso lavoro da quest'altra parte. L'olio al massimo. Vedete che questa crosticina permette alla carne di non attaccarsi e far rimanere i succhi dentro. A questo punto andiamo a metterci l'aglio. La saliamo da questa parte con un po' di pepe, sale e pepe. La rigiriamo e facciamo la stessa operazione, sale e pepe, e andiamo a metterci gli odori, lo rosmarino, la salvia, una spruzzata di timo e prezzemolo. Prezzemolo come emana i suoi profumi, e la facciamo andare a fuoco lento. Bene, andiamo a rigirare di nuovo la carne e la facciamo rigirare, la facciamo rotolare ancora per un po' di tempo, perché comunque è alta e quindi ha bisogno del suo tempo per essere cotta al momento giusto. Lasciamo andare ancora per qualche minuto. Ok, la carne è pronta. Ovviamente dipende la cottura da come uno ama mangiare la carne, se le piace al sangue o ben cotta. Si va a tagliare. Io la fiorentina la mangio al sangue. Andiamo a tagliare il filetto. Direi perfetta. Poi ci aiutiamo. Ok, prepariamo una porzione da servire. Mettiamo su un po' di erbe e un goccino di olio di cottura. Direi che il piatto è pronto. Buon appetito e al prossimo video. Ciao!